Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, come Buongiorno. stai? Antonio Riccioni della SeaJet, dai Prati di Tivo direttamente l'abbiamo portato a forza a valle. Con la Con la motoslitta. motoslitta parleremo dei prati, di questi prati davvero che quest'anno, insomma, la neve non è mancata. Non No. sta mancando perché è ancora pieno di neve, però qui Antonio è perché è un noto chef. Ha dato dei nomi a tanti piatti e oggi ne proporrà uno in particolare. Sì. La pasta intruppata è un La piatto della mia pasta, adolescenza, questo sì, addirittura. Sì, me lo porto dietro da illo la pasta tempore. intruppata. Intruppata, perché come diceva un mio amico di Borzano, quando la mangi intruppi, che è una Cioè, non gran bella botta, puoi insomma. sciare dopo aver mangiato questa pasta. Assolutamente sì, come tutta la mia cucina È è destinata destinata poi al allo sci, consumo, di modo che esatto. uno non perde I neanche un ettaro. bombardini, tutto è tutto Bombardini, il destinato al. big hamburger, la porcinara, le Va bene, va bene. Allora, vogliamo dire intanto per un attimo Sì, seri la ricetta la della ricetta pasta praticamente della intruppata. pasta intruppata praticamente è carne macinata, Eccola là, eccola qui, vedi? carne trita con tutti gli odori più possibili, tritati, che viene fatto un piccolo soffritto all'inizio, una noce di burro, un po' di burro. All'inizio appunto nel soffritto si fa cuocere, si aggiunge pomodoro Sì. e parmigiano a Ok, volontà, bene. mezze mani che sono La morte la sua. morta sua. Infatti Come vedevo lì. ingredienti è molto appunto un Lo piatto sai che quando viene tutta la redazione in Lola, fibrillazione? ho visto Fanno dei mi la vola. piace appunto anche su. Piatto molto semplice da cucinare, ma è buonissimo. È Penso buonissimo. che Vabbè, sì, ma io sì, sono no, ma convinto. beh, lo Sono so, convinto. non faccio il mio Oh, best. ce l'ha, in un'ora si fa tutto, sì. Io voglio, sì, Tranquillamente, eh? giochiamo anche a carte. Allora, invece no, cominciamo a parlare, già che possiamo stare calmi. La stagione bellissima perché intanto di neve ce n'è tanta. Certo, bel tempo proprio per sciare, preciso preciso. È vero? Meno. Beh, consideriamo, abbiamo fatto, non è per lamentarsi, Sì. però abbiamo soltanto fatto un weekend, sabato e domenica, col bel tempo. Per il L'ultimo, resto, vero? il Ah, penultimo, il no, penultimo. ne sono già due, sì, perché quello precedente c'era, l'ultimo weekend ha fatto bello sabato, domenica È vero, c'era sabato è nebbia. stato bello, domenica no. La domenica precedente aveva fatto 2 metri di neve in una Sì. notte, quindi eravamo un pochino bloccati, diciamo, Quando come. Capracotta ha fatto il record di Ci siamo nevicata, avvicinati. stavamo lì pure noi come Prati di Tivo. Infatti eravamo Sì. tentati di barare, ma vabbè, non lo Perché ai facciamo. prati sono caduti 2 metri. Un metro e 85 In quante centimetri in ore? una Una notte. notte, In quindi una 7-8 notte, ore, insomma. sì. Beh, considerate che abbiamo il nostro esperto di valanghe, la guida alpina Maurizio Felici, che mi ha chiesto di fare un corso da bagnino quest'anno, che non ce la fa più ad andare al mare, perché veramente no, quest'anno è stata una stagione. È una stagione perché siamo ancora aperti e se lo saremo tutti i giorni sicuramente fino a Pasqua. Incrociamo le dita, a Pasqua arriva sta neve, sì, a meno che non arrivi uno Io lo sai scirocco come sono, io sì, fenomenale. penso che non, ma ce n'è veramente, Beh. veramente, veramente tanta. È ancora anche con. Io non lo nomino mai quel vento che hai detto te, Non lo però nominare. no, no, ma mi sento di poter dire che insomma siamo abbastanza tranquilli perché veramente ce n'è tanta, È tanta, tanta. importante arrivare fino a Pasqua perché poi a Pasqua ci sono dei giorni in cui la gente si può muovere, Certo, no, no, è possono. importante che riesca il bel tempo fondamentalmente, questo qua, perché adesso è previsto per i prossimi 3 giorni bel tempo, da oggi già era migliore rispetto a ieri, domani sole, venerdì sole, sabato e domenica, vediamo che Uno dei più succede. grandi esperti meteorologi è lui, è Ho Antonio Riccioni. 67 app sul telefono, io mi Senti, e vedo. poi però, al di là che Prati di Tivo è un punto di riferimento per tutti gli Sì. sciatori, gli amanti della montagna, ma è un punto di riferimento la bottega del parco perché vedo sempre Bolle di bolle di sapone, sapone, discoteca, gente che balla sui le tavoli e cose, chi soprattutto buona canta, cucina. buona cucina, chi canta, chi fa È delle vero, però questo è masse. importante che ci sia un punto di riferimento Beh, così, eh? Insieme a tutti gli altri, ci certo, mancherebbe. no, Ci è sono tanti bello. altri, come dire, imprenditori, ristoranti, insomma, Prati di Tivo, il Assolutamente, piazzale sì. lo conoscete meglio di me. Però la bottega del parco si sta ritagliando, diciamo, Una un. sua nicchia, una È sua, vero? sì, una cosa un po' così, è bella, è piacevole. Beh, sì, ci vuole. Era il locale Sì. che mancava a Prati di Tivo, glielo lo stiamo dando, fa parte delle
delle idee che stiamo mettendo in campo per rilanciare questa stazione. Perché ce ne sono tante altre. Chissà se ce ne puoi svelare qualcuna, vabbè, comunque. Allora, 12:35, intanto abbiamo fatto un piccolo preambolo. Come iniziamo? Iniziamo con il trituramento delle verdure. Dimmi che devo fare qua, devo mettere olio. No, oh, questa l'abbiamo già mandata già in quel adesso, posto. Adesso a questo punto sì. La si alza? La alziamo un po'. Vedi, ormai il padrone, guarda là. 8 okay, addirittura. Vabbè. 8, sì, vai. Vai, vai. Io inizio a triturare. Tu cominci intanto. Quali piatti stanno andando di più su alla bottega quando la gente va a sciare? Intanto mi devi dire prima e dopo. Questo è pure importante, prima e dopo la sciata. Ah, beh, no, ma è normale. Che i bombardini sono che vanno forte. I bombardini, vabbè, sì. Abbiamo allestito anche il bar all'esterno. Questo, sì, con la scusa che ci aveva fatto Neva, abbiamo fatto i famosi ice bar. Abbiamo dove lì appunto diamo soprattutto la parte dell'aperitivo, quindi la stuzzicheria, all'esterno, le bollicine, tutto quello che è la birra, eccetera, eccetera. E so che sabato scorso... Sì? Fuori non si poteva stare, cioè non ci si entrava, dentro si trovava a posto intorno all'ora di pranzo. Cioè la gente, nonostante, voglio dire, prati, pure quando fa caldo, diciamo, se non sci e stai fermo, un po' di fresco lo senti. Eppure era pieno. Era fuori. Bello perché sì, c'era, però c'era sole, il sole. C'era il sole, c'era la musica, c'era un po' tutto quello che era. O la musica, c'era la gente. La propone, ricordiamo, sempre Mauro? Sì, sì, con Mauro Pomponi. Mauro Super DJ. DJ set. Sì, sì, DJ set. E poi abbiamo The Bidellis che ultimamente si stanno affacciando alla scena. Come si chiama? The Bidellis. The Bidellis, cioè fanno i bidelli, ragazzi. Sì, esatto. Che propongono, che è una cosa fantastica. Infatti mi dispiace che ancora non siamo riusciti ragazzi a proporli. Ragazzi Ramani? Sono dei Ramani, sì, sì. Dell'area Jerry Thomas e Monkey, sì, i locali che propongono musica anni 70 in vinile, italiana rigorosamente in vinile, rigorosamente in vinile, e fanno veramente. Quindi la musica nostra, la musica, vabbè, mia, musica, diciamo, no, tu sei più giovane, siamo lì, io l'ho regalato io qualche disco. Allora sì, penso allora, quando gli ho regalato te lo ricordi Truciolo? Ma come no, il ballerino, io c'avevo il disco, il qua 40, è morto, qua, Truciolo, è morto. Mi sembra di sì. Mi sembra che... Ah, yeah. Però sì, tu ti chiami Africa. Truciolo che ballava con... Eder Parisi. Con Eder Parisi, sì. Bravo. Sì, quello, sì, biondo, quello biondo con i... Sì. Con i truccioli. I capelli come noi. E cioè, quando gli ho regalato questo disco, un uomo felicissimo. Truciolo. Lorenzo Reale, tra altre cose, è un gran cantante, ha fatto anche dei dischi. E... Lo vedi? Abbiamo delle belle cose. Lo vedi? Ma belle cose, sì, sì. Poi vanno sono ragazzi, solamente, come dire? Sono giovani, quindi hanno voglia di... quando si nutre una passione poi è sempre bello. E poi la frequentazione su Ai Prati mi risulta che dai più giovani a quelli che invece... Sono sempre andati in montagna, che hanno la nostra età, che hanno anche di più, insomma. Sì, sì. È bello che i Prati mantenga lo zoccolo duro di chi l'ha amata nel tempo e continua ancora a frequentarla. Un po' di tutto. È vero. È fantastico. Allora. Inizio? Dai, iniziamo, su. Ta-da-da-da. Le 12:30. Vai, vai. Iniziamo. Vediamo con la come si muove lo chef. Più antipatica che c'è, che l'aglio. Che fai con l'aglio? Lo mettiamo lì dentro perché lo tritiamo. Ah, sì? Tritiamo tutto, tritiamo. Quindi non ci potremo avvicinare a nessuno poi? Perché no? No, l'aglio tritato va bene, l'aglio fa molto bene. No, che fa bene, questo non ci piove. E vabbè, poi con qualche bacetto in meno magari. Andate, abbassiamolo allora. No, 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 ancora non mi piove. Allora, io la mia fantastica macchinetta, che spero che funzioni. Che c'hai? Ma non lo so, l'ho trovata da qualche parte, l'ho comprata perché mi... Senti l'aglio come profumo. Mi incuriosisce, sì, infatti ne mettiamo un po' meno, visto che... Ah, tu questa hai fatto quelle cose che stanno lì alle fiere, quelli che... Tolgono i cosi delle mele. Che sì, no, io pazzo, mi compro tutte queste cose. Sì, pure io. Una volta ne presi uno che spremeva i limoni o le arance, no? Mettevi dentro e vabbè, non mi ricordo neanche più, però a casa bello, ci deve essere ancora. Questa è la scoperta che io non sapevo fino a poco tempo fa. Ero convinto che il sapore del prezzemolo lo desse la fogliolina. La foglia. E invece? E invece no, lo dà il gambo. Capito? Quando se ne capiscono. Io veramente, ragazzo... è come se del prosciutto ti mangi l'osso, basta. Che non è proprio... Però l'osso di prosciutto, in effetti, quando lo metti al minestrone, vabbè, rende, glielo dà, insomma, sì, infatti, il sapore. Sì, sì. Meglio il prosciutto, però. Meglio sì. Però. Allora, stiamo cominciando, signore e signori. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, anche perché potremmo avere anche gente collegata da... Perché questa su internet va in tutto il mondo. Ma tu, sì, sì, poi l'ho messo io su Facebook. Vedi? Hai avvisato, sì, che oggi venivi Sì, sì, a mi fare... esibivo in the...
Pasta intruppata. No, la cosa curiosa di quest'anno è stata, a fine, ai primi di febbraio, abbiamo avuto diversi turisti stranieri, inglesi, con le famiglie, forse probabilmente da Roma, che avevano case nelle vicine. No. Può darsi. No, e sono state proprio intere settimane su. Ma io ribadisco che quello è sempre il Gran Sasso d'Italia. Noi quando parliamo di Teramani, diciamo i pratiti, no, ci dimentichiamo noi stessi di ricordare invece che quello è il Gran Sasso d'Italia, sei proprio ai piedi, quello davanti, che si studia, il corno piccolo, poco lì dietro a sinistra c'è il corno grande, insomma. E si studia dalle scuole elementari. Infatti tu ce l'hai scritto, è vero? Sì. L'ha scritto proprio sulla bottega, lì sulla vecchia stazione di partenza e di arrivo della Siget, c'è scritto, mi sembra. Benvenuti sul Gran Sasso. Sì, quella è la scritta storica. È vero. Che è rimasta, che è rimasta, hai riproposto. No, assolutamente, quella è... Fa parte... Ci trovi questo coltellaccio? Sì. Lo chef. Lui pensa di essere un tecnico della Siget, no? Il direttore degli impianti, in realtà la sua anima è l'anima, oddio, poi è riduttivo dello chef, è dell'animatore turistico. L'animatore turistico. Dell'animatore delle giornate e serate dei pratitio. Guarda come hai estratto una pallotta tutta liscia di cipolla, vai. Vabbè, è a stratini, quindi. Allora, questo trito che stai facendo in questa macchina infernale, praticamente carote, prezzemolo, aglio e cipolla. Cipolla e sedano. Sedano, che poi andremo a... sedano, tra un po'. Sì. No, questo parla. Quello fa rumore, fa le cose. Sì, lo deve fare. Ed eccoci qui a Messer Aglietto. E poi ci sono anche numerosi personaggi, vero, che allietano. allietano. Perché io vedo, allora... Antonio è molto, ma lo deve fare intanto perché ha un'attività giustamente sul posto per promuovere la montagna, per promuovere la sua attività, ma poi anche perché gli piace farlo. E quindi su Facebook mette spesso questi video di questi, anche di personaggi. Di personaggi. Un personaggio che è una sorta di saggio, no? Che sì, adesso è il nostro filosofo. Lo vedi. Si chiama... Io non ho la fortuna di conoscerlo, ma l'ho conosciuto tramite Facebook. È vero. Lo vogliamo dire così lo salutiamo. Sì, che tra l'altro se ci stanno guardando. Io lo saluto proprio ufficialmente. Come si Ezio. Chiama? Ezio. Non mi ricordo se si chiama Ezio, perché poi cambia nome a volte. Vabbè, come tutti i filosofi. Come tutti. Non li puoi afferrare. È un grande. Il filosofo sfugge. Lui è un maestro di snowboard. Torniamo serio, è un maestro di snowboard. Di Bardonecchia, ma siciliano. Beh, sono famosissimi i siciliani di Bardonecchia. Sì, siciliani di Bardonecchia. Vabbè, basta avere le origini siciliane. E quindi ai Pratitivo insegna snowboard. Insegna snowboard e fa veramente, parla tantissimo. Sì. Siamo disperati. E sei tu però il regista che lo riprende, sì, vero? Sì, perché dice delle cose. Sì. Assolutamente lui sì. Lui si presta. Ma no, ci vorrebbe. Lui si presta anche perché guarda nell'obiettivo. Sì, sì, sembra Jack Nicholson, infatti. Cioè, è proprio così. Lo potete vedere, se andate su Facebook e cliccate su Antonio Riccioni, trovate sicuramente. Ha mille visualizzazioni, è una cosa incredibile. Sì. Noi mo abbiamo fatto tutta questa preparazione, voglio vedere se questo funziona. Ma è a mano. Ah, ecco, è con la molla. Bello, mi piace questo. Questo è a mano, ce n'è uno. Che lo si può fare quindi anche senza energia elettrica. Visto i problemi che abbiamo avuto questi giorni. Sì. Ah, così tu mi stai a fare, già così. Così, vedi. Neanche con la molla, con la mano. Ce n'è uno, che ce l'ha la mia compagna, che è... Con la cordicella. Sì, bellissimo. È rimasto malissimo. Però lo devi portare. Una cosa alla volta, se non la compagna che salutiamo. Ciao Cinzia. Ciao Cinzia. Beh, quello con la cordicella però lo prestiamo qui. Pure di quello feci un video perché era veramente incredibile. Allora, mi piace questo. Questo quindi si può fare anche quando va via la corrente. Quando va via la corrente, che non succede quasi mai. No, scherzo. No, perché... Come... Quanto tempo è mancata sulla... Ma guarda, ai Prati è mancata una notte. Poco, quindi. Alla fine è mancata una notte. Ma perché tutto nasce sotto al Gran Sasso, No, la cosa strana è che veniva da Isola, perché una parte di Praditivo aveva la corrente, quindi non gli impianti, il piazzale. Quindi l'altra parte, il Miramonti, il versante a monte c'aveva la corrente. Sì, a valle Pietracamella gli è arrivata 2 giorni dopo circa. Vedi?
Noi no, siamo stati fortunati anche perché era problemino, un bel problema. Cavolo. Perché anche le apparecchiature che abbiamo, degli impianti, insomma, hanno subito qualche piccolo danno. Sì. Al tempo. Sì, beh, perché ci sono stati tantissimi, prima che andasse via la corrente, sbalzi. Tantissimi sbalzi. Però siamo andati. Oh, allora, stiamo tritando, già che vedo 12.45, quasi 46, quasi quasi. Andiamo in pubblicità, no? Consigliamo sì. La prima fascia pubblicitaria e poi torniamo subito, va bene? Non okay. Ve ne andate perché abbiamo la pasta intruppata. Oh yeah. Eccoci che rientriamo qui nella trasmissione parallela, si diceva di tutto, ma sempre parliamo di montagna dei Pratiti. Allora, però, intanto abbiamo fatto il trito. Adesso cominciamo. Cipolla, carota, aglio, prezzemolo, sedano. Sedano, chi più ne ha più ne metta. Ok, adesso accendiamo il... E dobbiamo mettere l'olio quindi. Mettiamo il burretto. Ah, il burro, attenzione, vedi? E anche quindi l'olio. Questa non è che te l'ha indicata Ezio questa Ignazio ricetta. In questo momento si chiama. Ignazio Lupo. Allora, non è che te l'ha indicata perché coniughiamo il nord col il nord, burro, no. Il sud, il no, centro con l'olio. Ancora no. Non lo conoscevo, quindi ancora ero... Ah, giusto, questa te la porti dietro all'infanzia. Stabile. No, questa passa. Oddio, poi. Questo sta bollito. Va bene, allora abbassiamo un pochino. Vai, vai, sei il padrone assoluto. Tac. Mo addirittura. Hai visto, aveva mantenuto la memoria, si è addirittura spento. Ok, 4 mi sta bene. Ci sta bene, lì siamo a 5. Quello 5. Stiamo a 5. Facciamo sciare il burro, guarda, guarda, guarda come scia. Ah, ti piace pure a te, Vedi, grande sciatore. Però potrei, visto che tu non... Devo venire a imparare. Imparerai a fare snowboard con Ignazio. Snowboard addirittura. Vabbè, io facevo sci di fondo. Vabbè, ma tanto è più facile imparare a fare snowboard. Io ho una certa età, mo. Vabbè, però con tutta questa neve che c'è, che si cade sul morbido. Vengo. Con Ignazio, tanto ma fai snowboard un quarto di fianco, d'ora, però cominci a ridere. Okay. Io metto a bombardini. Che e metti, penso che ti possa fare anche compagnia. Oh, scusa, ma che ci sta nel bombardino? Vabbè, mo tutti questi segreti. No, vabbè, tu non dire la variabile. Allora, no, allora, il bombardino la ricetta classica prevede Vov. Quanto mi piace il Vov. Stravecchio. Whisky, è bombardino. Caffè Sport Borghetti. Aspetta, ricomincio. Vov. Stravecchio. Whisky. Goccette, o no? Sì. È la variante ho detto, non la dovevi pochino di whisky no vabbè no no ci va per rendere caffè sport Borghetti. Allora però vi do un'altra chicca, siamo già a 4 super alcolici e ci mettiamo un goccettino di amaretto. Questa è la variante bottega così. Del no la variante bottega del parco non la possiamo dire un'altra ed è sta lì non la dire no vabbè no, è quello e lì. Poi comunque, sopra che ci va panna lo e vedi? Cannella buttavo via. Cannella. Ma io ti devo dire, non è necessario che io faccia a scuola, io potrei fare l'allievo del bombardino, cioè sì. Capire come si ma fa. No, ma tu con Ignazio, dai. Vabbè, con Ignazio. Con Ignazio vai, state lì insieme. Vuoi rialzare questo? Sì, sì, già l'ho fatto. Che il padrone proprio. Allora, ormai, il burro sta andando. Il burro che sta ci andando. Mettiamo là, il burro? Adesso ci mettiamo. Vedi come scia? Sì, lo facciamo sciare un pochino. Oh, ma tu sci ancora o stai solo... Io faccio sci e faccio snowboard. Ah, vuoi là, ragazzi. Dai. Mi sono comprato un paio quest'anno. Del resto è sempre è il papà di due atleti, Antonio. Dai. Quindi anche per, come dire, per non farsi prendere in giro dai figli, uno insomma è nazionale di rugby, l'altro mi sa che si lancia da tutti i pendii. Da pendii e cose, più con i miei sci. Allora quest'anno è stato bellissimo perché quando ho saputo che arrivava bella neve fresca e tutto quanto, dopo partire sono andato a comprarmi sci. Adesso ci sono questi sci larghi. Adatti per il freeride, per la neve fresca e tutto. Per andare fuori pista. Per andare diciamo. Fuori pista. Tra l'altro, pure qui è un altro discorso. Bisogna stare sempre attenti. Però. Molto, molto attenti. Allora io sono andato, mi sono andato a comprare questi sci. Sì. Sai quante volte li ho usati? Quante volte? Una. Tuo figlio? 10, 20. Vabbè. Cioè, hai fatto un investimento per tuo figlio? Sì. Vabbè. Ne sono contento. È il minimo. Che vuoi, una cucchiarella? L'ho già preparata qui. Voilà. Okay, e voilà. Adesso questa fa. Tu sei mancino, Anto. Soffritto, sì. Eccolo là. E adesso ci mettiamo anche un pochino d'olio. Vai. Tocco d'olio. Vedete, quindi un po' di burro, una noce, come si dice? Una noce di burro. Una noce di burro. Di buvo. Di buvo. E poi? Poi si fa un po' soffriggere. D'olio. Eccolo. E qua a breve metteremo. Sì, che buon odore che fa. Eh sì, .
Vedi? Antonio sa, magari non è uno chef, non è uno chef professionista, è uno a cui piace cucinare, quindi noi nella nostra trasmissione, nelle nostre trasmissioni ospitiamo grandissimi chef, no, da William Zonfa c'è stato lunedì da Dorotea in cucina, quindi questo chef stellato aquilano, ma abbiamo quindi dagli stellati Michelin agli appassionati di cucina, come Antonio, che però ha sempre cucinato da ragazzo. E devo dire che però è attento non solo poi al palato, ma anche ai profumi, perché fa venire fame. E il profumo è buono. Ma certe cose come le fai? Beh, Antonio, quindi tu in termini tecnici adesso stai sframicando la carne macinata, che continuerà a cuocersi all'interno di questo intingolo creato per l'occasione. Eccolo là, vedete? Simone, ti piace? Ci dobbiamo muovere. Simone che governa le telecamere, eccolo qua. Me l'abbassi un pochino? Sì, questo lo abbassiamo. Di un paio di punti. Di un paio di punti, è ormai un professionista lanciatissimo. Di un paio di punti abbassato. Quando vuole la cucchiarella tu basta che ordini. Finiamo di sframicare. Sì, sframica, dai. No. Tanto qua tu lo sai che c'è la solita truppa, quindi alla fine. Agguerriti. Agguerritissimi. E là. Okay. Lo proponi questo ogni tanto alla bottega? No, non abbiamo cucina. No, ma io ti ho detto, allora, questo praticamente va bene, lì abbiamo cucina, abbiamo griglia, carne e fritti. I nostri fritti sono famosi. Li conosco. Ci sei capitato. Dopo friggono qualunque cosa. Se passate un po'. Tutto, a parte le patate, tutto rigorosamente fresco. Sì. Rigorosamente fresco, dico. Perché la qualità è importante. Vuoi la cucchiarella? Col fritto, le cose bisogna. Eccola. Acquolina. Acquolina. Quindi questa è la base, però ci andrà anche la salsa, vero? Sì, dopo tra un pochino ci andrà parmigiano, salsa, tutto. Allora adesso cominciamo a... Prego. Mettere un po' di sale. Vai. Ok. Bene. A occhio tu vai, giusto? Io sì. Tutto. Posso sframicare con la cucchiarella? Sframica. Oh, eccoci qua. Allora, senti un po'. Dimmi. Iniziative anche futuribili, no vabbè, adesso si scia ai prati, si fa snowboard, ovviamente c'è tantissima neve, si mangia, si sta lì, ci sono tanti locali e quindi si può fare di tutto, anche chi non scia ovviamente può stare lì e può godere della montagna e anche della cucina o degli aperitivi, ma per l'immediato futuro, che poi no, si andrà verso la stagione primaverile, quindi quella estiva, vabbè. Cioè siamo attrezzati per vivere i pratiti io tutto l'anno. Sì, beh, quest'anno poi in maniera particolare la stagione sciistica classica canonica chiaramente terminerà a breve, ma avrà un lungo seguito con lo sci alpinismo. Eh sì, perché la neve, perché visto che ne ha fatta tanta. Nella parte alte della montagna, nelle valli, nelle cose, durerà tanto e appunto siccome è il Gran Sasso d'Italia, una meta molto ambita, per questo tipo di attività. Per quelli che ci vengono magari da lontano, ci partono proprio per fare sci alpinismo. Viene gente dall'Austria, dall'Italia, sono parecchie guide alpine del nord Italia e del sud Europa, diciamo, che vengono i propri clienti dalle nostre parti, una cosa che chiaramente ci inorgoglisce molto. Questo ci piace assai. Per questo dobbiamo essere pronti proprio ad accogliere questi tipi di persone. Ottimo. Perché insomma è una bella vetrina. Sì. Ok. Vabbè. Allora io mi ricordavo che... Oh, dimmi che ti serve. Prima, siccome ho curiosato, avevo bisogno di un po' di vino. Vai. E lo mettiamo là? A questo punto sì, questo però... Vai. Lo rialziamo, senza esagerare. Perché lo devi far sfumare, come si dice? Sì, vabbè, sì, gli diamo un po' di... Se no si secca troppo, per cui allora questo è bene. Questo qua ci vuole... Ok, bene, questo trito è un trito totale proprio, trito di verdurine, quindi un trito vegetariano, invece di carne, giustamente. Prezzemolo, sedano, aglio, cipolla e carota.
Bene, bene. Bene. Continua a fare la colina, tanto. Senti dopo. E poi appunto ci andrà, poi il, ci sarà il momento del parmigiano. Che sì, vai col vino, un po' di vino bianco. Che ha la sua importanza. Bene. Otto il massimo. Oh, ieri ho visto una cosa fantastica. Hanno fatto un barbecue sul letto di un fiume con il grill girato con le pale. Ah, l'ho visto pure io, stavo su fantastica. Facebook. Praticamente hanno fatto un mulino barbecue. Sì, un mulino barbecue. Era un, si erano messi vicino proprio all'acqua del fiume che scorre, sì, giustamente, naturalmente. Ah, e hanno fatto quindi al grill, al girarrosto, diciamo così, allo spiedo, era collegata questa sorta di ruota con tutti i pezzi di ferro, con delle palette, e scorreva con il fiume. Quindi ad un ritmo preciso, cadenzato, lo girava. Girava, non so cosa ci avessero messo sullo spiedo. C'era insomma, la carne, sì. Della carne, quindi bella però come idea. Bellissima, no, quella mi ha ricordato perché anche noi facemmo una volta un grill. Sai, quella si può fare, andando su per le sorgenti di Rio Arno si potrebbe... Sì. Certo, però non si può accendere i fuochi, mi sa. Lo possiamo dire. Mi sa che non si può. Anche se accende il fuoco vicino al fiume. Vabbè. È che ci vuole sempre, in tutte le cose ci vuole intelligenza. Ci vuole, l'accortezza. L'accortezza sì. Del sì. Fare. Una volta facevamo anche noi un grill del genere. Avevamo costruito col dottor Papa Pino. Sì. Avevamo fatto un portabici per il pick-up. Sì. Che poi ci accorgemmo che non funzionava. Quindi diciamo questo castelletto, no? Che dicemmo che ci facciamo. Che ci facciamo? Guardavamo. C'era acceso, diventò un grill. A Prato Seba questo. Cioè tolto dalla macchina. Tolto dalla macchina, sì, perché era un castelletto, andava dietro al cassone del pick-up. Secondo la nostra idea, sì, chiaramente che non era, le bici andavano in piedi. Quindi era molto alto. Sì. E quindi abbiamo questo castello, con le sbarre, le cose, ci applicammo una sbarra al centro, abbiamo fatto e diventò un spettacolo. Uno spettacolo. Gli alini, gli agnelli interi, era bellissimo. Allora qua siamo a 59, possiamo quasi quasi mandare un'altra pubblicità, mentre sì, si sta... Come dire, sta arrivando a cottura, insomma. Sì, adesso la carne è macinata. Che tra un pochino aggiungiamo. Allora, quello lo aggiungeremo tra in diretta. Okay. Andiamo in pubblicità e poi torniamo insieme per dei passaggi molto importanti di questa ricetta della pasta truppata. Ci siamo. Siamo. L'ultima mezz'oretta circa. Stiamo entrando nello shoot finale, già che parlando di sci. I fuochi d'artificio. La batteria. La batteria pronte? Finale. Allora, aggiungiamo un po' di pomodoro, di passata di pomodoro. Un po', vero? Perché sì, non tantissima. Infatti vedo che non è tanta, proprio perché deve essere rosato, insomma, non deve essere rosato. Proprio col sugo. Sì, sì. Ci dobbiamo aggiungere un c'è po' c'è anche la variante bianca, ci aggiungiamo sì, un po' di quest'acqua qui che è già... Ah, c'è la variante bianca, sempre certificata così, da sempre Antoine Richon. Antoine, je me suis. Vai, olé. Là. Okay. Vai, quello là. Quindi a questo punto questa va. Quella va. E cominciamo a metterci anche, appena rigiriamo un po' meglio. Sì. E aggiungiamo una delle cose che ci sta fondamentale nella pasta intruppata, che è il parmigiano. Ah sì? Sì, il però parmigiano, ce lo parmigiana, cioè. Ce lo vuoi? Ce lo vuoi. Là. Vabbè, va in cottura proprio. Questo è sì, perché insaporisce con... Con il totto. Prego. Grazie. Prego. Paggio. Eccolo là. E questo cuoce. Adesso ecco, guarda che ha ritrovato. Grande, eccolo, Peter. Sì, grande. Fantastico. Ecco. Non so se noi l'abbiamo spiegato bene, ma eccolo qua. Guarda, è bello. È un fiumicello poi che scorre piano piano. Placido, guardate come gira quel tocco di, non so, di ma è geniale, no, ma è geniale mettere anche la... La carne rialza, bello, la legna bello. Rialzata. Grazie Pietro, bello. Oh, allora. Olè. E qui adesso e questo fa... adesso deve fare ancora adesso un po', adesso no? Si tira un po', si poi aggiungiamo, un quarto d'ora deve fare. E tutto quanto. Bene. Adesso mettiamo il coperchio qua. A che punto stiamo? Che vuoi far bollire di nuovo facciamo l'acqua. Facciamo ebollizione e poi abbocchiamo. E lanciamo. E poi abbocchiamo. Quindi è una variante, passiamo. Se volete farla. L'altra variante è farla bianca. Che è chiaramente un pochino più, tra virgolette, leggera. Sì. Che, vabbè, non c'è il parmigiano, il pomodoro.
Guarda, guarda come vuole. Guarda. Sembra la lava. Non ti sta rispondendo. No, ti rispondo. Ok. Sette. Va bene. Ok. Sì, ma tanto ci risiamo, guarda un po'. Sì, sta per siamo, il sale ce l'abbiamo messo. Il sale ce l'abbiamo messo, che te lo sei portato, perché pensare di non trovarlo, ma vabbè, uno non si sa mai. L'altra volta ho salato il sale fino. Cioè, perché ogni come ogni anche uomo scarso deve avere le cose sue. Sono d'accordo. Io sono guarda, quando cucino anche a casa non voglio nessuno. Di là. E questo va e questo bolle. Sta bollendo. Okay. Che devo fare? Ti devo passare la pasta? Sì. Prego. La ringrazio. Mezza manica. Mezza manica. Possiamo anche. Dimmi che ti serve qualcos'altro o no? Ecco. Uno dei momenti più, come dire, più gettonati nelle case degli italiani, cioè quando si mette giù la pasta. Bocca. A bocca è bellissimo. A bocca. Quando si abbocca la pasta. Là, abboccata. Olè. Un semplice gesto. Via. Questa va. Leggé son fait. Riene va più. Guarda, posso quindi, girare? No, io l'unica cosa che mi sento di dire che in questo periodo, così, mo, al di là della cucina, ma una domanda che vai, me la faccio da una domanda sorge spontanea. Ma io capisco, tu poi sparo, Sparo, sai. Alzo zero. Allora, tutti questi rami che sono caduti, perché durante l'emergenza chiaramente c'è stata un'emergenza, Alberinzer, e quindi poi, bisogna capire anche che non è che si può. Che al momento magari non è facile intervenire. Ma dopo una settimana, 15 giorni. Che ci siamo messi in mente. Che ci siamo messi in mente. No, perché sono. Fai esempi. Sono pericolosi. Ma io parto da casa, abito via del Viale Bovio, quindi. Mm-hmm. Attraverso via del Castello. Sì. E poi vai verso. Statale 80, Prati di Divola. Beh, da Teramo ai Prati di Divola la situazione è più o meno la stessa. Mm. Su via del Castello ci stanno dei rami che se tira un pochino di vento vanno in mezzo alla strada, qualcuno casca, cioè passa col motorino, colpito, quindi oppure vanno, possono anche cadere. Vanno raccolti. Vento, non è solo l'albero che uccide una persona. Perché è pericoloso. E non è che la cosa peggiore è la. Sai che sul lungo fiume alcuni volontari sono andati a farlo, ho visto anche quello su Facebook. Ma va benissimo. Danilo Berardocco, Filippo Flocco l'altra volta. Ma ben venga, ed è giusto che si faccia. Io questo era quello che anche durante le nevicate, anche i commercianti stessi in passato. Abitava via Le Bovio, via D'Annunzio, sì. E c'erano dei commercianti che non pulivano davanti, almeno che aspettavano davanti. Cioè, sì, la pala bisogna usarla, sì. Cioè, non è che è una cosa che non si può fare, quindi tutti noi dobbiamo mettere, però insomma anche passare con un camion, con un cassone dietro, prendere queste cose e buttarli sopra, andrebbe fatto. Sulla strada tra Teramo e Montorio, che è una strada statale. Come no? La statale 80. Ci sono dei pezzi di rami, ma seri, che non è escluso con il tipo di meteorologia che abbiamo, quindi andiamo cambiamenti improvvisi, sì, e violenti, anche di vento e cosa, quel famoso vento che c'è. No, non lo diciamo. Facciamo un appello, toglietele. Sta uscendo là. Sono pericolose. Togliamo il coso direttamente, questo è qualcuno, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Non lo dovevo dire. Che cosa? Ah, esce l'acqua lì? Sì. Ci siamo allagati. Oh, sai che facciamo? Aspetta, sì. Dobbiamo, mai capito, sì. Facciamo un'operazione senza scottarci, però. Sì, allora, se tu riesci a togliere solo un poco d'acqua. Ecco. E poi io rituffo il. Con questo ci siamo. Sì, ma penso che già quasi. Ci mettiamo un mese e mezzo. Vabbè, non diciamo più niente, parliamo solo di montagna. Non dico tu dici più. Che le maledizioni sono. Ah, quella è la cartellonistica. Ah, sì, oh, bravo Pietro. Questa è la strada. Possiamo fare il lavoro sporco. Questa è la strada di. Ma questa è la strada per i prati? No, la strada dei prati è stata pulita veramente in tempo. No, questa è la strada che porta a Cima Alta. Diciamo, ok. Allora, quella della famosa panoramica. Ci abbiamo. Vado? Vai. No, sì, vai. Forse questo ormai vai. Ci conviene fare. Questa sì era perché la potatura, appunto, perché qua i rami caduti hanno. Siamo stati bravi. Nel frattempo abbiamo. Chi è che fischia qua per l'acqua? Sì, adesso dobbiamo asciugare il. Altrimenti. Tu Pietro, continua a mandare. Foto. Continua a mandare le foto, Pietro. Qui si sta consumando una un tragedia. Dramma. Ci ritroverete con maschere e boccaio.
Quello è il campeggio, per esempio, vedi? Quella è l'area dell'ex campeggio dei Prati. Sta a bloccare. Togliamo tutto. E se, vabbè, ma è bello. Se si avvicina, vedete, qua, quelle sono le baide. Sì. Le baide, guarda quanta neve c'è praticamente. Lì sono che meno 2 metri ragazzi. Di neve. L'altra cosa è il campeggio, la casa principale è stata ristrutturata totalmente. Ci hanno colto nel sacco. Ci hanno preso in pieno, vedi? Dici che riparte? Sì, sì. Dovrebbe. Lo speriamo. Allora, tac. Prova un po'. Allora, ecco. Allora, lì. Ok, riacceso e vediamo se adesso va. E va. Eppur funziona. Ci siamo, scusate, ma noi adesso siamo alle prese mica una cosa seria qua. E quello lo rimettiamo almeno a 5, 6. Sì, sì, vai, vai. Poi scendiamo. Non ci vuole fare. Non ci vuole fare. Vabbè. Importante che riparte. Comunque, messa bella. Bene le foto, quindi abbiamo spiegato. Qui abbiamo vissuto un dramma. Ci avevamo tutto il piano invaso dall'acqua. Dall'acqua. Abbiamo parlato questo. No, vabbè. No, perché non dovevamo. Non dovevamo. Non c'entrava nulla. Però no, i sassolini questi. Sì, sì, no, i sassolini. Io queste cose non le dico mai, però poi... No, invece vanno poi dette. Poi mi dispiace perché poi quando succedono a volte per quei motivi succedono cose brutte. Allora, vabbè. Forse dobbiamo abbassare un po' questo per alzare un po'. Ma questo già va, eh? Ah, va bene, no, a 4. Questo già va, okay. va bene. Ok. Questo deve ripartire. Ripresa a bollire. Siamo salvi, il pasto la ripresa a bollire, la pasta sta andando. Quindi. Allora, quindi comunque, se è possibile intervenire sulle strade e togliere i rami caduti, non sarebbe proprio male. Io non dico più niente. Tu non dire niente. Mi rifiuto. Allora. Allora, per non farla attaccare. Ci siamo. Nonostante l'abbiamo superato brillantemente, però il fatto di cronaca qua, L'hanno finito sul giornale, mentre parlavano dei genitori. Sì. Grande grezza dei cuochi. No, no, andate del cuoco. Rinolzatti, ustionato. Oh, abbiamo aggiunto altro parmigiano, perché se no che intruppata è. Che intruppo? Dove sta? Dove sta l'intruppo? Eccoci, 13 e 11, sì, abbiamo una... non ci rifacciamo mo, Errare umano, perseverare. È diabolico. Non sale. Non di sale. Belle fornacelle. non ti ci rimettere. Allora qua, l'asciughiamo. No, è che questa pentola, col, come si chiama, col cestello dentro, cestello, quello per, sì. per fare, però l'hanno progettata basta, un po', vabbè, basta, okay. Parliamo bene. No, no, vabbè, vabbè, ma la ricetta sta bello. Arrivando. La ricetta sta andando allora, bene. Allora, quindi, abbiamo detto, il fine settimana non si sa com'è il tempo. Meteo è un po' incerto, insomma, per dirla bene, sì. Insomma. Sì, non è previsto bel tempo, sabato forse un po' meglio, poi si dovrebbe rimettere la settimana prossima, speriamo. L'importante è che non ci faccia altra neve, perché insomma... Ma io oggi, nel fare le previsioni meteo, anche nel pomeriggio dice neve oltre 1500 metri. Sì, 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 vabbè, sopra la spolverata la fa sempre. Sì, però insomma quando è così, cioè, è una neve molto... Non guarda è un la po'. Neve. Allora, questo è fantastico perché siamo andati a pulire i gas, noi abbiamo il sistema per l'ho viste queste foto, sì. Allora, adesso ci sarà una foto dopo. Siete andati a pulire per il sistema antivalanghe? Sì, questo è Maurizio Felici, il responsabile, la guida alpina che vuole fare il bagnino. Oh, questa è come la porta, sta la sotterrata? Questa è la porta dove c'è la sala comandi per sparare con questi cannoni che fanno cadere le masse nevose. Sì. Beh, questa stava sotto 4 metri di neve, capito? Quindi per ritrovare... Qui dove sta? Dove sta quella? Sta sopra la Madonnina. Ecco, io qui considerate che stavo in piedi, stava alla base di quella porta. Stavo in piedi perché, dentro? In piedi, con la mano alzata. Sì. E facevo la foto a lui che era sopra. Quindi immaginate. Quindi abbiamo detto neve. Sopra, dalle parti della Madonnina. Ecco, eccolo qua. Era okay. Così, okay. Era. C'era, questo è il pannello che usciva fuori. E qui c'è tutta una cresta, considerate che qua, tutta quella parte lì è tutta cresta, perché non c'era, lì non c'è niente, c'è una cresta che parte dal rifugio dell'Ara Pietra e prosegue tutta quanta. Quando è così e c'è così tanta neve, se uno
arriva sulla Madonnina sì. e vuole andare magari, che so, con le ciaspole a fare una camminata, è pericoloso o si può fare? Certo, allora, con una certa guida quota, con una certa quota, se stai in con piano guida, va... allora, io il consiglio, quando non si è molto esperti, la guida in montagna è fondamentale. Per fare, anche per fare ciaspole, sì. si va in zone di fuoripista, diciamo. Adesso c'è un grosso monte, ritorno alle ciaspole, sì, no? A monte delle... Questo era il piazzale quando ci dicevano che eravamo bloccati. Che era stato ecco già pulito. Come è stato pulito, devo dire, sì, bisogna sì. fare... Come si bisogna criticare a volte, sì. bisogna fare i complimenti. Qui che è intervenuto con la... Qui, i mezzi della provincia, la ditta, la provincia. La provincia che ha magari le ditte sul posto. Sul posto che hanno fatto veramente un gran lavoro. Questa forse poi la devi sentire tu, perché sì, c'è sì. stato quell'indruppamento. Lo so, la pasta indruppata, vedi? Stato... La pasta indruppata ha creato guardate l'impacto. Che spettacolo, ragazzi. Guardate là. Corno piccolo sulla sinistra, quello che occhieggia il corno la grande. Cosa incredibile è che c'è il canale della Giunenta sì. che è completamente inesistente. Cioè non è più un canale? Non c'è più. Con tutta la neve che c'è? Non è più. Tu mo vorresti... Le presine. Ah, vuoi fare in quel modo? Se no, guarda. Se no, se vuoi, possiamo fare con questo. Va bene, sì, sì. Prova, okay. Poi l'acqua la tolgo io. Ok. No, se la devi saltare, deve andare in padella? Sì, sì, la mettiamo lì, la condiamo direttamente lì. Non ti è piaciuto come era salata? Come era eh? Salato, no. Lo vedi? Un tipo saporito. Qua, 13 e 15, io direi... che mentre noi cacciamo possiamo andare in pubblicità. Così evitiamo, così evitiamo tragedie. Altre grezze. Quindi pubblicità e torniamo subito insieme. Noi cominciamo l'operazione intanto. Ci siamo, guardate un po'. Adesso c'è il tocco dello chef. Zac. Adesso verrà, come dire, svrocinata e quindi si colorerà. Sì, sì, adesso è bianca, ma si colorerà. Un pochino diventerà... Rouge, bianca. Vediamo. E rossa, come il teramo. Addirittura, guarda, è quasi piccola la padella. Vedete? Tocco mancino. Eccola là. Quindi questa pasta l'hai fatta la prima volta che ci avevi? Ho avuto 15 anni, vedi? 14, sì. Ma d'altronde, quando c'è genitori che lavorano, sì, ti devi adattare. Se o mangi la pasta scotta, o mangiavo la pasta scotta, e veramente era. Sì. Perché loro avevano orari diversi da me, per cui. Mm-hmm. E io arrivavo tipo alle 2:30, alle 3 da scuola e tutto. Questo succedeva a Roma, qui a Roma, Fano. Sì, a Roma, ad Anguillara Sabazia. Ad Anguillara Sabazia. Sul lago di Bracciano. Quella è un bel posto. Bellissimo. E quindi tu dici, sai che c'è? Sai che c'è, ma comincio a cucinare. Comincio a cucinare, mi è piaciuto. Poi vabbè, spesso andavo anche, venivo a Fano da solo. Mm-hmm. Con gli amici magari. Con gli amici, no? A casa sì, dei a miei. A casa in montagna. Pur di stare da solo, appunto. Sì. Vabbè, è un'esigenza che si avverte a quell'età. Beh, a quell'età è bellissima, beh. Insomma. I primi momenti di libertà totale che hai, per cui... Oh, già che stiamo parlando di famiglia... Mi fai chiedere un po' sì. Le ultime performance dei tuoi figli e soprattutto del nazionale Under 18, è il capitano lui. Capitano, beh, hanno nell'under giocato 18, Under 18, sì. Italia rugby, insomma, della nazionale. Sì, hanno giocato in Irlanda, hanno vinto anche contro l'Irlanda. Infatti vanno forti i ragazzi, stanno andando alla grande. Sì. Com'è sto fatto che i ragazzi vincono anche con quelle più forti di noi, le nazionali seniores che sono più forti di noi? Ma invece, ieri stavo parlando appunto... Con la nazionale maggiore prendiamo delle tortorate. Delle tortorate incredibili, perché il livello... Cioè, abbiamo vinto con la Scozia, mi sembra, no? Però poi sì, con la Francia, insomma... Con la Francia ci hanno asfaltato. L'Under 18 invece... Ha vinto pure con la Francia. Vinse all'Aquila contro... Ma ieri mi spiegano... C'è una buona speranza. Con i più giovani. Sì, allora ieri parlavo con una persona sì. più esperta di rugby, appunto, sì. Stavo parlando all'Aquila per... Guarda qua, altre immagini dando dei prati, eh? Sì, questa era la seggiovia, come... Guardate che roba. Come era ridotta la stazione intermedia, ecco. Voi immaginate che cosa abbiamo fatto in questi giorni. Sì, poi perché così non può partire, cioè non, beh no, non lì si non può passa muovere. La cabina, lui passa. No, esatto. O ti attacchi alla fune sì. proprio. No, neanche. Tieni, vuoi questo? Sì. Praticamente succede che appunto a livello troppo, giovanile siamo. Sì. E che poi dopo questi ragazzi quando crescono si trovano ad andare, non c'è dai 18 ai 24 anni, 25 anni, cosa si vanno perdendo praticamente, perché li mandano a giocare nelle squadre
tipo il Calvisano. Tu dici, non trovano tanto spazio. Non trovano spazio, quindi lì poi insomma un pochino. Però cioè, anche la federazione si rallenta un po' e perde. E in questo però la federazione devo dire che sta facendo, sta lavorando proprio per eliminare questo gap che ci sta. Quindi adesso niente, Marco, domani in settimana riparte perché fine mese ci sono gli europei a Tolosa, con la nazionale, vediamo che fa, speriamo bene. Va bene. Forza Italia. Ok. Allora, adesso, ci siamo, qua siamo vicino a un momento ancora più importante che dobbiamo assaggiare. Poi vabbè, qua ci si può mettere il peperoncino, certo. Ci si possono mettere... il peperoncino, basta, ma che ci dobbiamo mettere, già intruppata di suo. Ok. Tanto lo sai che andiamo a provamo? Vai, ti sente emozionato. Sì. Gli è venuta fame. L'ha detto con la voce tremolante. Più che emozionato, proprio... sono melico. Sì. Allora, guarda, due forchette uguali. Vai. Prego. Grazie. Vado. Vadi. Allora, proviamo. Prego. Prima io? Vai. Com'è? Buonissima. Buonissima. Buona, nonostante, sì. Nonostante, vabbè. Nonostante l'incidente della pasta che ha creato qualche problema. Invece la pasta è perfetta. Brava. E al dente. Bravi. Vabbè. La pasta è abbastanza famosa. Sì. Vabbè, non finisco. Rispieghiamo la ricetta, va. Allora, odori, tutti gli odori tritati, si fanno soffriggere insieme a dell'olio e del burro, una noce di burro. Perché il burro, Anto? Ce l'ho sempre messo. Me l'hanno insegnata così. Amalgama di più e rende il soffritto più... Più di poco, comunque, davvero. Sì, non eccessivamente. Non eccessivo. E poi carne trita si fa soffriggere, prima si fa soffriggere questo trito di verdure. Sì. Cipolla, carota, aglio, sedano e prezzemolo. L'aglio l'abbiamo detto. Sì. E poi si fa soffriggere appunto e poi ci si mette la carne trita, si sframmica, si apre tutta quanta. Dopodiché quando è già abbastanza cotta, per aiutare la cottura ci si aggiunge un po' di vino, un po' di acqua di cottura della pasta, sì. Dopodiché si aggiunge, volendo, del pomodoro e si fa aiutare a cuocere con del parmigiano, di tanto in tanto ci si aggiunge. Questa è la volta cotta, ci si mette ancora parmigiano. Ottimo. Il risultato è eccellente perché è davvero buona. Quanta carne macinata hai usato? Mezzo chilo, diciamo che qua ci mangiano 4-5 persone. Sì, mezzo chilo, questo è... Mangiano tanta pasta, ovviamente, 4-5 persone. Questo abbiamo fatto mezzo chilo, quindi... Sì, qui ci mangiamo anche in 8, secondo me, perché poi la carne è tanta e funziona. Dici? Mezzo chilo in 8? No, in 8 no. State male. No. Siete a dieta. Però per assaggiare... Allora, e questa è la ricetta di oggi, ma... Lui già si preparerà perché tra un mesetto noi abbiamo a rotazione i nostri chef qui alla cucina il mercoledì che già dovranno pensare alla... alla ricetta che verrà da qui a un mese. Che ci inventiamo? O tu pensaci tranquillamente. Invece, che ci inventiamo di aperitivo? Stiamo dicendo che la stagione è partita con l'affanno perché non si sapeva, sì. No? Se anche quest'anno... O non c'eravamo. Esatto, sì, perché insomma c'era il problema... Con gli impianti per la gestione, e insomma. Però per fortuna poi, anche se sul fotofinish si è riusciti a partire in tempo alla fine, sì. Sicuramente per la neve, per le vacanze di Natale, per quello che è venuto dopo. E adesso la situazione qual è, Antonio? Questa è la gestione per un anno? La gestione vero? Per un anno, a settembre, si sta lavorando, ci auguriamo che questa avvenga. Ecco, questo futuro ci devi dire. Questo futuro lo vorrei sapere lo vorremmo sapere anche noi, perché appunto... La stagione invernale sta terminando, ci auguriamo che adesso, tempo massimo un mese, ci sia questa famosissima gara, come è stato promesso, come è stato detto dal presidente della provincia. Che ha dato una bella accelerata, il presidente ha dato veramente una bella accelerata, un bel segnale ha dato, devo dire.
ci auguriamo che questo però che continui questa Quindi accelerazione. una gara, Una gara per un periodo di tempo più lungo che consenta a tutti gli operatori. che si chiedeva, mi sa, da parte degli operatori almeno 5 anni? Ma minimo, per programmare una stazione ci vogliono anni, cioè non si può, perché faccio un esempio, se uno vuole ristrutturare mano a mano, perché adesso ormai parliamo, tanto, siamo in un periodo di crisi, non si può pensare a ristrutturo il mio albergo tutto insieme, tutto in una volta. Se uno ha una prospettiva di vita di 10 anni almeno, cioè fa i passi in 10 anni, quindi può dilazionare anche Anche l'investimento, le l'uscita, cose, certo. tutto quanto, avendoci una certezza. Ricordo che lavorare in montagna è sempre difficile perché quest'anno siamo pieni di neve. Andiamo a vedere le foto dell'anno scorso in questi tempi, andavamo Margherita. giù con le margherite a raccogliere i fiorellini. Per cui cioè, questi, è un lavoro difficile quello in montagna. Però se oltre appunto alle incognite meteo, incognite congetturali delle crisi, ci mettiamo anche che non c'è la certezza se apre una stazione o meno. Chiaramente diventa ancora, se aggiungiamo difficoltà a difficoltà. Quindi auguriamoci che veramente si faccia quello che si è promesso, che si è detto di fare, sul quale si sta già lavorando, devo Vabbè, questo è essere. importante. Questo è quello che so io, per cui mi sento di poterlo dire, e che si vada avanti per una strada serena. Serena. Tra l'altro, credo che Pietracamela si torni pure al voto, Sì, quest'anno c'è perché l'elezione del si era sindaco. dimesso il Sera sindaco di Giustino si è Di Giustino, dimesso. si è Sì, dimesso sì, l'anno scorso, insomma, possiamo dire, sì, credo a all'estate. ottobre mi pare, settembre, non mi ricordo, vabbè. E quindi si voterà a primavera? Sì, primavera, Per il adesso a rinnovo maggio si prevede, si del può, sì, Consiglio del Comunale. Consiglio Va bene. Comunale. Speriamo bene anche lì, E vabbè, speriamo che certo, chi vada, sono vada appuntamenti per importanti farsi. perché È importante, chi sì. governa Certo, Pietracamela governa anche i Prati di Tivo, ovviamente. E quindi. I assolutamente sì, e speriamo che lo faccia con. candidi? Ma che No, metti che davi la notizia, eri il candidato so, sindaco di sì, qualche mica. schieramento. Non ti candidi. Assolutamente Va no, bene. non so, non sarei. Ho avuto un'esperienza amministrativa al Comune di San Adriano Ah, vedi? anni e anni fa, appena. Basta, ti è bastato Sì, quello. è quello, sì, va bene. Va bene. L'ho fatto, quindi Fatto posso dire che e. l'ho fatto. Allora, noi siamo in conclusione, possiamo davvero salutare i nostri amici che ci hanno seguito. Oggi il nostro Antonio Riccioni ci ha proposto la pasta intruppata, vi abbiamo spiegato come si fa, è veloce, è simpatica, intanto perché già il nome è molto simpatico, è una pasta sostanziosa, Sì. No, che magari uno dopo che l'ha mangiata si va a fare una sciata non ci sta male, no, ma vero? pure una Perché pure una camminata, una camminata e la cosa. smaltisce un po'. Si fa. Va bene, grazie Antonio. Grazie Noi a ci te vediamo di la nuovo. prossima volta con un Sì. nuovo piatto che ci stupirà, perché Wow. di nomi nuovi ce n'è tantissimi. Grazie, grazie a voi telespettatori. La cucina di Teleponte torna domani con Serena Suriani. Arrivederci.